Buongiorno a tutti, sono Francesca Zecchinato e sono pranoterapeuta e insegnante di discipline bionaturali. Oggi sarò qui con voi 5 minuti per parlare del primo chakra. E innanzitutto cosa sono i chakra? Allora, i chakra sono dei punti energetici situati all'interno di un canale energetico e della colonna vertebrale, il cui nome è Sushumna. Ogni chakra ha delle caratteristiche specifiche ed è collegato a organi, emozioni, parti del corpo, ad un colore e a varie vibrazioni. Il primo chakra. Allora, il primo chakra ha il nome di Muladhara e viene tradotto come il chakra della radice o anche il centro della base. Infatti è situato alla base di tutto il sistema dei chakra e si trova esattamente alla base della colonna vertebrale tra l'ano e i genitali. Muladhara rappresenta le fondamenta di tutto il nostro corpo e qui risiede l'energia detta Kundalini. L'energia Kundalini viene rappresentata in genere come un serpente arrotolato che quando si risveglia risale lungo appunto Sushumna e porta l'energia vitale a tutti gli altri chakra che di conseguenza vanno ad alimentare organi ed emozioni. Secondo il sistema dei chakra, solo se la base è forte, quindi se Muladhara è forte, l'energia può salire appunto attraverso la colonna vertebrale, altrimenti ristagna causando vari disturbi. Questi disturbi cosa possono essere? Cioè, se ci pensiamo un po', quando ristagna l'energia si tende all'infiammazione, al rallentamento anche di tutto il nostro sistema, si tende appunto alla congestione globale. Quando è assicurata la nostra sopravvivenza materiale, in questo caso intendiamo il mangiare, il dormire, la salute fisica, il lavoro e anche la parte economica, questa zona è in equilibrio e l'essere umano può concentrarsi su attività quali imparare, creare relazioni, coltivare la spiritualità. Quindi grazie alle basi solide noi possiamo anche dedicarci a tutto quello che riguarda il mondo spirituale. Altrimenti, se non abbiamo le basi solide, la nostra ricerca spirituale può cadere nel fanatismo. Muladhara ci collega al suolo, è associato all'elemento terra e a tutto quanto come la terra è solido e stabile. Rappresenta il radicamento, l'istinto di sopravvivenza e il bisogno di sicurezza. Coltiva l'abbondanza materiale ma anche la forza interiore. Il primo chakra è rappresentato da un quadrato inscritto in un cerchio, circondato da 4 petali di loto rossi. Infatti il colore del primo chakra è appunto il rosso, un colore considerato denso, forte, che richiama la forza fisica. I chakra si possono, diciamo, attivare eccessivamente, in questo caso diremo che sono iperattivi, oppure scaricarsi, e in questo caso diremo che vi è un deficit. Quando vi è un deficit a livello del primo chakra, quindi quando questo punto energetico ruota troppo lentamente, e questo deficit si traduce in insicurezza, stanchezza fisica, scarsa fiducia in se stessi e apatia. All'opposto, se è iperattivo, si corre il rischio di attaccarsi eccessivamente ai beni materiali, di diventare troppo rigidi e ostili ai cambiamenti e di cadere nell'egoismo e nell'avidità. A volte una semplice camminata può aiutarci a mantenere in equilibrio il primo chakra, perché camminando
riusciamo a rilasciare le congestioni energetiche e nell'ambiente. Bene, il nostro corso, mini corso sul sistema dei chakra è terminato. Vi auguro di utilizzare un po' questo strumento nelle vostre giornate, perché anche riconoscere un punto energetico che lavora troppo poco potrebbe evitarvi un po' di guai durante appunto la vostra vita quotidiana. E vi auguro un buon viaggio attraverso l'universo dei chakra.